Salve amici del blog Libre Opinioni, sono sempre io, la vostra Luigia Books Blogger. Niente di più bello che arrivare alla sera, farsi una doccia, sciogliere i capelli che porto sempre legati, ma soprattutto togliere anche quel poco di trucco che io indosso, liberarsi dai fronzoli e mettersi comodamente in pigiamino. Non sto qui a raccontarvi tutta la mia routine serale, ma sono qui perché comodamente dal mio letto intenzione di fare un unboxing book più dignitoso in quanto quello precedente era legato all'emozione di aver ricevuto finalmente la prima edizione italiana del libro di Stephen King, You Like It Darker, sottotitolo Salto nel buio. Sperling e Kupfer. Il libro costa attualmente 21,90 euro. È la prima uscita e Stephen King questa volta ci lascia non un romanzo, ma dei racconti. Sono 12. Allora, una piccola particolarità è una cosa che io faccio solo con Stephen King. Io inizio quasi sempre dal retro, dai ringraziamenti e dalla postfazione. Io non l'ho ancora letto. Ho intenzione di impiegarci tutto il tempo del mondo perché voglio godermi tutti i 12 racconti. Quindi la mia recensione proprio penso che secondo me arriva a luglio, se non prima forse. Io leggo come vi dicevo, mi leggo sempre la postfazione e i ringraziamenti. Lo faccio solo con Stephen King per un motivo molto semplice. Stephen King scrive tanti racconti e tanti romanzi e molto spesso in alcuni racconti e romanzi riprende storie o personaggi di romanzi più vecchi e a volte stesso lui a darci una rinfrescata. Ad esempio è successo con il continuo della trilogia di Mr. Mercedes, Chi perde paga e Fine turno, che ha continuato a scrivere di quest'opera a distanza di anni e lui ci corre in soccorso per ricordarci personaggi e vicende, ma soprattutto spesso ci racconta le motivazioni o anche come è nata l'opera e questa volta lo fa anche in questa postfazione. Però per chi non ama rovinarsi le sorprese, come dico io, può usarla letteralmente come postfazione, ovvero si legge dopo. Io ho scelto di farlo prima. Adesso con voi invece vorrei raccontare la letta di copertina. Di cosa trattano questi racconti? Un piccolo riassunto che c'è qui, che in genere tutti quanti leggono prima di acquistare un libro, anche se io l'ho comprata ad occhi chiusi perché è Stephen King e io adoro Stephen King. Quindi bando alle ciance, più in là avrete la recensione sul mio blog www.libreopinioni.com, ma per ora scopriamo insieme cosa dice la letta di copertina. Quindi follow me. L'immaginazione ha fame e ha bisogno di essere nutrita, scrive Stephen King nella postfazione di questa magnifica raccolta di 12 racconti che ci calano nei meandri più oscuri dell'esistenza, sia metaforicamente che letteralmente. Storie sul destino, la mortalità, la fortuna e le pieghe della realtà, dove tutto può succedere, ricche e avvincenti come i suoi romanzi. King, da oltre mezzo secolo, un maestro della forma, scrive per provare l'euforia di abbandonare la quotidianità e in You Like It Darker i lettori sentiranno la medesima esaltazione. Due bastardi di talento racconta il segreto a lungo nascosto che lega per sempre due amici divenuti famosi. Nell'incubo di Danny Coughlin, un'intuizione senza precedenti ribalta decine di vita, quella del protagonista in maniera più catastrofica. In Serpenti a sonagli, sequel di Cuoio, piccola nota personale,
buio è una vecchissima opera di King, tra le più belle secondo me, e troverete la trama e la mia recensione sul mio blog www.libreopinioni.com. Torniamo a noi. In Serpenti a sonagli, un vedovo in lutto si reca in Florida in cerca di conforto e riceve invece un'eredità inaspettata. Ne I sognatori, un taciturno veterano del Vietnam, risponde ad un annuncio di lavoro e scopre che ci sono alcuni angoli dell'universo che è meglio lasciare inesplorati. L'uomo delle risposte si chiede se la preveggenza sia una fortuna o meno e ci ricorda che una vita segnata da una tragedia insopportabile può ancora essere salvata. Dal leggendario maestro della narrativa, una straordinaria raccolta di racconti iconici che ci conferma la sua capacità insuperabile di sorprendere, stupire e portare terrore e conforto insieme. Preparatevi a fare un salto nel buio. Vi piace il buio? Bene, anche a me. E questo fa di me la vostra anima gemella, Stephen King. Carissimi amici del blog Libri Opinioni, vi aspetto per la recensione. Baci baci dalla vostra Luigia Books Blogger. E come sempre, follow me!